Se sai far bene la spesa, il miglior ristorante del mondo è casa tua. La cucina di un bistrò. Tre giurati dai palati molto esigenti. Due cuochi appassionati per una sfida infuocata. Quattro prove. Manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiato. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Benvenuti a Cuochi e Fiamme, programma dove dalla sfida di cucina si imparano un sacco di ricette, però siete giudicati, ahimè, da Fiammetta Padda, giornalista enogastronomica, Riccardo Rossi, attore, Chiara Masi, food blogger, culinaria. Food blogger, automaticamente, qui ho tradotto il dopo. Tre modi diversi di vederla e quindi vediamo chi abbiamo qua. Anna, argentina, vive a Roma, molto brava in cucina. Ci proviamo. E ci prova contro Patrizio, romano anche lui. Salve. Per ora vive ancora in casa con la mamma. Sei fidanzato? Sì. Mi spiace. Lo so. Cede. Allora, prima di iniziare a cucinare seriamente, ovvero avendo poi dei punti dalla nostra giuria, per poter scegliere l'ingrediente e la prova successiva, chi avrà il privilegio di voi due? Chi vincerà una prova di manualità? Hummus di ceci, piatto libanese per eccellenza, buonissimo, io lo adoro. Avete tutto l'occorrente davanti per fare un hummus perfetto, però in tre minuti. Vediamo chi lo fa meglio, via! Dovete anche impiattarlo in tre minuti, mi raccomando. L'hummus è una crema di ceci. Io vi posso dire questo, è semplice da fare con succo di limone, prezzemolo, sale, pepe, olio, extravergine d'oliva. Però per montarlo bene, per farlo fine in bocca, dopo che avete frullato i ceci con questi ingredienti, passateli al setaccio, il classico, quello per la farina, con una spatolina. Passandolo più volte le bucce rimarranno tutte sopra e avremo soltanto la polpa dei ceci, raffinata, tra virgolette. E quindi sarà tutto più spalmabile e cremoso in bocca. Quante volte fai l'hummus al giorno? Quasi quattro. Quasi quattro? Sì, sì. Una mattina, dopo. E ci metti anche i semi dentro? Ci metto anche i semi, metto tutto. Sì. Ok, no, perché io non posso aiutarvi, però a volte diciamo che così passando per la cucina si trovano suppellettili che possono appunto aiutare, diciamo, nel... Ah, qua abbiamo messo anche un bello spicchietto d'aglio. Anna, hai mai fatto l'hummus? No. Ma tu non è che puoi entrare proprio in dispensa... C'è il limone qua, te l'abbiamo allora, spremuto già... noi. Te l'abbiamo spremuto. Previsto che... Vabbè, è scioltezza. Ha preso l'aglio, ha personalizzato. Non l'hai mai fatto, ma sai come si fa? Sì. Ok, aggiungete anche questo, che io adoro. L'ho già messo. Faccio assaggiare a Riccardo e voglio vedere se lui indovina che cos'è. È buono, Riccardo? Guarda che anche a me piace l'hummus. Dimmi come si chiama questo, se lo indovini mi metto in ginocchio. Sì. È pastoso in bocca. È burro d'arachidi. No. C'è anche del lù dentro. Cos'è? Si chiama tahin. Pasta di sesamo. Mischiata con burro d'arachidi. No. Vi presento Joe Black. No, c'ha che quella farinosità lì. Però chiede burro d'arachidi. Prova a metterla con olio extravergine, prezzemolo, yogurt, frulli tutto, viene una salsina cremosa buonissima per i pinzimoni. Anche se non ho scritto. Adesso puoi bere una bottiglia d'acqua, Riccardo? Sì. Allora, 40 secondi. Vi ripeto che non posso aiutarvi in nessun modo, però posso stapparvi dell'extravergine. Se vuoi anche possiamo anche usarlo un pochino. Ragazzi, è una crema di ceci montata all'extravergine con dei profumi dentro. Cominciamo a impiattare, mancano 15 secondi. Tutto a posto, tranquillo. Tutto a posto, grazie. Prego. Io ritengo che per giudicarlo bene dobbiate assaggiarlo, no? Riccardo freme per assaggiare l'hummus di Patrizio e Anna. Ti stupirò perché adesso basta. Impiattate. Voilà. Sì, mi piace. Lui ha fatto una cosa senza volerlo.
che però normalmente si fa quando si impiatta l'hummus, cioè ci si passa sopra il dorso di un cucchiaio bagnato, si fa una forma dove sopra si mette ancora olio, quasi decorando la crema. Anna e Patrizio. Come vedi, ci va di assaggiarlo, questo buon segno. Tra l'altro le ciotoline anche in tema. Ci mettono un assaggio? Sì. È un aglio. Stasera abbiamo chiuso noi tre. In questo di Anna, volevo dire, in questo di Anna c'è l'aglio. E c'è tanto limone. Perfetto. Quindi quale vi piace di più? Momento. Vero, tanto. Vince Simone Ruggiati. No, io dico questo. Anna. Anna e Anna. Prova di manualità, la vince Anna, brava. Però continuano a mangiarlo, buon segno. Omelette o straccetti? Straccetti. Straccetti, rimaniamo su Roma. Ma è certo. Lo straccetto l'ingrediente della prova di abilità. Straccetti, un piatto espresso, diciamo, veloce, che potete elaborare e arricchire in 9 minuti di tempo. Prima avete 30 secondi per entrare in dispensa e prendere tutto quello che vi serve. Attenzione, ricordatevi bene cosa vi serve, perché altrimenti dovete usare questo campanello che potrebbe essere, invece che rientrare per 30 secondi in dispensa, un aiuto da parte mia, se vi fidate. 30 secondi, prego. Spesa! Per 4 persone. 2 petti di pollo, io li faccio bianchi, un mazzetto di rucola, 2 cuori di carciofo, un limone, un goccio di aceto balsamico, sesamo bianco, uno spicchio d'aglio o l'extravergine. 10 secondi di tempo, carne e patate, 5 siete a posto, stop, paprika, pomodoro, questo cos'è? Aglio secco. Aglio in polvere. Aglio. No, ma non lo usiamo stasera. No, no, ma io a posto. I nostri giudici sono con... Cacao amaro. Cacao. E cioccolato. Non lo so cosa faranno. 10 minuti, via. Mi metto lontano. Ah, 9 minuti, scusate, non 10. Dici pure a noi vampiri stasera con quest'aglio. Sì. Così. Patrizio, dici cosa fai con cacao e cioccolato. Allora, farò degli straccetti con la rucola e però li farò con cacao amaro e decorato con un po' con delle scaglie di cioccolato. Una ricetta in realtà perugina dell'Euro Chocolate, quindi Ok. Bene, quindi l'ha vista in giro, l'ha assaggiata, gli è piaciuta e lui l'ha rielaborata. Sì. E non è detto che non piaccia a tutti. Mentre Anna, goulash di straccetti. Goulash di straccetti. Quella. Goulash tradizionalmente una ricetta a cottura molto lunga, quindi qua sarà miniaturizzato. Velocissima. Miniaturizzato, ok. Velocissima. Bene, perché cucini normalmente a casa tutti i giorni? Perché ridi? Cucinavo prima per tutti e quattro, cioè per i miei due figli e per mio marito, e adesso vanno cucino. Al ristorante. Adesso vanno al ristorante. Sto scherzando. Ovviamente. Adesso per gli amici, quando c'ho voglia di farlo. Bene, bene. Pensi anche tu che sia la migliore? La carne argentina è saporita, però... Insomma, dico, pensi anche tu, perché ci sono sempre un po' di... Squali di pensiero squali diverse, di pensieri, giustamente. Vero. Io sono toscano, non mi toccate la chianina, ecco, però io sono sempre aperto a un'internazionalità del prodotto. Hai ragione. Non per forza essere patriottico, anche se abbiamo degli ottimi prodotti anche noi. Il tuo piatto forte di carne? Manzo alla californiana. Ah, non all'argentina? No. E com'è? Con panna, cipolla e aceto. Come bene, si accende? Tu non qua? Hai mai baciato un uomo dopo che gli hai cucinato, vero? No, nel senso... Qua fra agli, cipolla... Stai facendo un rosti? Sì. E qui? Ah. Quale vuoi, questo o questo? Questo. Vai, grazie. Bene, ti lascio lavorare. Grazie. Qua abbiamo fatto un bel... letto di rucola. Sì. Sì, l'ho assaggiato anch'io per vedere com'era. Ecco. Bene, tu sei single e non ti faccio domande perché da capiamo quando... perché. E adesso dimmi cosa fai nella vita. Io sono un improvvisatore teatrale.
E cioè? Sto a debito a distanza dagli attori e te credo, se mangi tutto quest'aglio. Praticamente improvviso in cucina, improvviso nella vita, improvviso a tavola. Spiegami questa ricetta, quindi. Tu l'hai assaggiata una volta, ma ti sei fatto spiegare com'era elaborata o te la sei rivista? Assolutamente no, ovviamente, il gioco è quello. No, in realtà l'ho riprovata poi a casa e non so se la ricetta fosse realmente quella, però diciamo che il sapore era buono. Mi piacciono le commissioni di sapori diversi e quindi ho provato a vedere com'era la tradizionale carne con gli straccetti con la rucola, però con il cioccolato. Ok, tu hai detto una cosa che potrebbe costarti dei punti, perché hai detto che stai a debita distanza dagli attori. Perché? Perché mangio l'aglio. Ah, era per questo, sì, sì, era solo per questo. L'ho capita solo adesso. Bene, quindi, rosolate in padella, fin qui siamo super giù sulla ricetta classica. Ah, però. Però. Se posso solo darti un consiglio, normalmente si mette sempre prima la cosa in polvere e poi se metti l'acqua ti si fai prima. Cioè, guarda, solo un consiglio di velocità. Sì, così. Mettere prima la cosa in polvere. Ormai te l'ho fatto fare perché non posso aiutarvi, però. Certo. Posso fare una domanda? Qualsiasi cosa, Anna. Piccante. Ah, ma tu tipo al ristorante, come lo vuoi glielo fai lì per lì? Piccante o poco piccante? Piccante il giusto. Fiammetta fatta, non ha messa dubbi. Un altro sono d'accordo. Quando fiammetta la vedi sono con d'accordo. Questi completi così, vuol dire che oggi è severo. Se la vedi colorata, con le camicie di seta, tutte, è più tranquilla. Se la vedi però è vero, rigida, piccante è il giusto. Ma a me piace fiammetta perché non si fa mancare certo la parola, quella un po' più cattivella. Facciamo lo straccetto come vi dicevo io. Si tosta il sesamo, si fa diventare croccante in padella e si lascia raffreddare. Stai al pollo a striscioline sottili e si passa dentro questo sesamo. Si condisce sale e pepe, semplicemente. Si scalda, la padella deve essere rovente e lì si va a saltare il pollo stesso. Quando è a metà cottura, si sposta su un piatto, si aggiungono i carciofi tagliati sottilissimi, si saltano anch'essi, succo di limone, si riunisce il pollo e la rucola tagliata finemente all'ultimo. Deve cuocere soltanto un minuto. Fine, croccante, saporito e l'acidità del carciofo completa il piatto. E qua saltiamo lo straccetto con scalogno e peperoncino. Cosa c'è paprika. Sul fondo lì? Paprika. Scalogno, paprika. Tu metti pomodoro e carne assieme? Sì. Ho provato, è venuto molto buono. Ma io mi fido di te, solo perché magari i nostri giudici non vedono fino dentro la padella, io giusto. Elenco. Quindi lì farai stufare il tutto e qua abbiamo messo acqua e cacao. Sì. E poi decoriamo con un po' di scaglie di cioccolato. Io preferisco amaro, gusto personale. Un bel extra fondente, sì. Diciamo così. E diciamo adagiato sul piatto. Fiammetta ti vuol dire qualcosa? No, io volevo solo dire che l'improvvisazione in cucina a volte è creativa, ma a volte è molto pericolosa. Ah, sì. E spero che lui abbia assaggiato prima il piatto che fa, oltre a doverlo assaggiare mentre lo fa. Esatto. Secondo la nostra nuova Fiammetta chiede regola. Sempre, giustamente, visto che siamo in cucina per definire se un piatto è saporito, giusto, come lo si vuol fare, magari assaggiandolo potete farlo, bel cucchiaino accanto. Aspetto solo di... Tu assaggi? Io assaggerei anche i loro, però non posso aiutarli. Io inizierei a pensare anche di impiattare, perché avete un minuto. Bravo, ha assaggiato, un applauso. Bravo, oh. Bravo. Com'è? È mia. Esatto, certo. E questo cos'è? Mangia tranquillo. Sempre per decorare il piatto? Allora, decorare vuol dire completare, quindi mangeranno anche questo, Mi terrorizzo, sai? Cioè, no, io ti aiuto, non ti terrorizzo. Guarda come ti guardano i giudici. No, io... No, diciamo che... Manca. Sì. Finito, sì. Certo. 30 secondi. Hai visto che ce l'hai fatta? Hai ancora 15 secondi per metterci anche il tocco finale. Tu hai assaggiato? Io non assaggio mai. Eccoci. Bocciata. No. Se sei stata brava, no. Impiattate, 5 secondi.
è finito. Stop al tempo. Stop al tempo e mettila al volo, su. Via. Vai. Forchetta alla mano, giudici. Arriva lo straccetto. Anna ha fatto un goulash minimizzato, rimodernizzato anche e velocizzato come deve essere uno straccetto. Prendo anche un po' di arrosto. Riccardo sta già annuendo. Buono, infatti molto buono. Sapore delicato, però allo stesso tempo comunque forte, perché è strano vedere uno straccetto in umido, tra virgolette, perché con il pomodoro. E nel sughetto sta molto bene, molto molto buono. Questa è carina per il blog. Infatti è molto anche carina piegata come cosa, in anche due. Con sotto il rosti, bello. Allora, prendiamo il rosti di cui vado ghiotto. Mazza. È molto tecnico. Buono. È molto buono. Oh. È molto buono. Donne, sappiate che a Riccardo Rossi piace lo straccetto goulashato. Beh, certo, con i rosti sotto, Beh, tanto per cominciare, tanto, sì. C'è anche il croccante, c'è. Vabbè, ok, datemi tutto. Una forchetta sopra. Dai. Finiscilo, Simon. Il look è goulash. Con anche buttato lì così. Goulash puntini puntini. Puntini puntini. Poteva andare ancora un po' più forte di peperoncino, secondo me. Non conoscendolo. Però meglio. Ammazza, come risponde Anna. Ottima risposta. Dovevi assaggiarlo. Molto buono, assaggiato. Perfetto. Lo metto qua, guarda, lo assaggerò anch'io, però prima... Questo. Lo straccetto cacao amaro e cioccolato di Patrizio. È uno straccettone, cioè grande. La decorazione alla fine non l'ha messa il cioccolato. E non ce l'ho fatta. Fuso alla fine. Penso. Però si sente il giusto, cioè sta bene. No, sì, sta bene perché si sente poco il cacao, ti dirò. Amaro ovviamente, perché secondo me quello dolce non ci stava e non guasta assolutamente. Non puoi è assaggiare un sapore. Quel pezzetto con più cacao. Questo perché non ha preso uno il cioccolato finale è stato un po' di corsa, quindi magari quel boccone che rende più l'idea di quello che voleva realizzare Patrizia. Però veramente un applauso a Chiara Maci, no, che si sempre prende lo straccetto però con cacao. Mi piace. Qui si sentiva molto, Qui si sentiva molto il cacao, ma prendi quello col cioccolato. No, io ho già individuato quello senza. No, prendilo perché è buono. Sta molto bene. Allora, un applauso anche a Riccardo Rossi che assaggia l'altra metà. No, ti hanno fatto l'applauso. Ti hanno fatto l'applauso. L'altra metà. Quella senza cacao. Perché questo mi sembra un piatto trappola. Nel senso che mi ha messo la rughetta, il pomodorino, le scaglie di parmigiano. Un piatto. Io mi arrivo dalla botte di cacao. Che ti devo dire? Mi sembra un errore. Non l'abbiamo ancora del tutto aperto mentalmente. Però naturalmente il bello della mia giuria è questo. Lo assaggio dove c'è il cacao. Dove c'è il cioccolato. Scusa, il massimo del cioccolato. Esatto. E anch'io lo assaggio. Vai. Dunque, bisogna usare il cioccolato amarissimo, il cacao amarissimo e osare per osare non metterei sotto la rughetta i pomodorini e farei un piatto tutto, carne, cacao, barra cioccolato. Piatto di Anna, goulash di straccetti. È piaciuto. Eh sì. Straccetti al cacao e cioccolato di Patrizio. Per 15 a 9 vince Anna! E si stanno finendo anche il tuo goulash, Riccardo è impazzito. Fatto piacere. Bene, se forse un po' più di peperoncino ancora ci stava.
temevo, perché c'è scritto più piccante. Più di 15 non potevi fare. No, no, c'è scritto piccante, quindi temendo, perché quando diventa troppo piccante non si sente, passa tutto. E quindi è meglio al limite un attimo me, poi uno lo aggiunge poi alla fine. Bene. Di che scegli per me? Te lo lascio finire, Riccardo, va bene? Grazie. Lancio la pubblicità. Bene. Torniamo qui subito. Eccoci tornati in studio. Dopo uno straccetto rivisitato, situazione di 15 a 9 per Anna, quindi sarà lei a scegliere tra pesce spada o faraone. Pesce spada. Pesce, cottura pesce più spada. Veloce, rapida. E il pesce spada è l'ingrediente della prova di creatività. Un bel trancio di pesce spada da elaborare. Ancora 30 secondi per entrare in dispensa, tutti i vostri ingredienti preferiti, personalizzate questa bella fetta di spada. Piglia! Uova, uova, latte, peperoncino e cipolla per Patrizio. Qua invece abbiamo per Anna arancia, menta, tagliolino, pistacchio e burro. Vino bianco, pepe, la pasta preferita di Riccardo. Ci siete? Sì. Sì. Stop, bravi. Bravi. Via il tempo, avete 10 minuti. Che fai di bello? Tagliolini con pesce spada, tagliolini col profumo d'arancio con pesce spada impistacchiato. Impistacchiato, ma sì. Strano che tu abbia scelto il pesce spada, perché ho letto che non cucini il pesce a casa perché fa cattivo odore. Ma tu non fai... Fate affari tuoi, bravo, ovvia. Vedi come fai il bene, ecco, un aiuto. Bravo. Grazie. Ho bisogno di un aiuto. Mi tagli il pesce spada a cubetti stile pancetta? Stile pancetta? Sì. Allora, intanto spostiamo queste cose qui. Che devi farci, così capisco? È una carbonara di pesce spada. Guarda Riccardo che ha... Lo so, gli si è drizzate le orecchie. Beh, il pesce spada è considerato un po' il maiale dell'oceano, no? Come no? Mi sono buttato maiale. Così, ci ho preso. Bene, ammazza. Vabbè, puoi inventare, Riccardo, noi diciamo di sì. Vai. E più, quindi... il tonno, poverino, più il tonno, però, poverino. Però, pesce spada, su amici, si cambiano spesso questo ruolo. Ok, dove? Sempre nell'oceano. Ah, ok. Va bene. E quindi fai uovo, solo tuorlo intero? Uno e... prendete un intero e uno solo rosso. Ok. Poi metto un po' di sale, un po' di pepe, sì, e un goccio di latte, non mettendo dentro il formaggio, sì. E al posto metti il pecorino, no? Eh no, beh, il latte no. Ci sta tutto, eh? Col pesce, e poi, dicevamo? E poi un po' di pecorino sopra, no? No, non lo metto dentro. Ah, senza pecorino. Sì, esatto. Vedrete, vedrete. Va bene, chef? Sì, grazie mille. Allora, questi sono pronti. Adesso continuo con le mie domande. Cosa cucini normalmente? Cioè, il tuo piatto forte, quello che arriva qualcuno a casa e dice, ah, beh, sai già cosa fare. O faccio pesto, pesto e paghino. Una pasta, quindi abbastanza semplice, ma... Il pesto lo fai tu? Sì. Metti l'aglio? O anche poco. Stranamente ne metto poco. Simone, non so se hai notato. Lascialo nel latte l'aglio, senza il germe, ti perde un sì. po' il forte. Guarda, ti faccio notare che abbiamo visto come affettava il peperoncino, abbiamo detto guarda che bello, segue la regola di Simone, togliere la punta, togliere la capoccia, invece proprio la punta ha messo dentro. Quindi proprio benissimo. Beh, l'ha messo pochino. L'aglio però... col germoglio. Col germe capito? E non okay. il latte, proprio solo buttato germe. Fresco così, appena spunta fuori. Anche... Sì. Allora signori, io vi ricordo che in entrambi i casi avete una pasta a 7 minuti dalla fine... Bravo! Grazie. Oh. Eh? Sembro, invece poi... Anna, sì? Ricordati, la cottura della pasta. Lasciatevi sempre un minuto per impiattare all'incirca. Ricetta carina. Ballottine
di pesce spada. Si prende lo spada, si mette su un foglio di carta forno oleata e si batte con un altro foglio sopra con un batticarne. Dovete ottenere un foglio di spada. Dentro potete mettere qualsiasi cosa, per esempio una patata bollita a dadini, della rughetta, delle olive nere, dei pinoli e dei pomodorini tagliati in quattro. Chiudete il tutto in un foglio di carta forno, sigillandolo come una bolla e cuocerlo in forno a 180 gradi per 5-6 minuti, anche perché dovrà cuocere solo la parte esterna, il foglio, sottilissimo. La servite con una salsina sopra, anche fatta soltanto con olio, sale e pepe, e sembrerà una bolla di spada con un ripieno a sorpresa all'interno. Molto carino. Allora, pesce spada. E poi a parte hai preparato l'uovo sbattuto, sì. Ricordiamo intero. Un intero e un rosso. Un intero e un rosso, latte, pepe, sale. Sì. Sale no. Sì. Sì, sì, un pizzichino di sale. Mentre Anna ha preparato... No, non devi farmelo vedere per forza. No, ah, no, così descrivi tu. Pezzettini, okay. Pezzettini, dadini di spada passati nella granella di pistacchi. Che adesso impistacchiati. Che vanno a cuocersi in una spremuta di arancia. Mentre qua stiamo facendo con la scorza dell'arancia un burro aromatizzato. Mm-hmm. Ottima tecnica. La menta? Per guarnire. Se mi scusa, va. No. Se mi va. Voilà. Sì, brava, che manca 5 minuti. Mancano 5 minuti, l'acqua era, l'hai salata? Sì. Bravo, perfetto. Bene, giudici, adesso che siamo a metà gara, che ve ne pare? Avete notato qualche errore, qualcosa che non vi... Io ho notato molta professionalità nella nostra concorrente, che mette sempre, anche nel piatto precedente, su dove serve il coperchio. Sì. Sulla pentola e prima anche su una delle padelle. Trovo un principio eccellente. Riccardo, cosa ha notato? Io ho notato che si sono calmati tutti e due. Nel senso che comunque ci stiamo avvicinando a due piatti commestibili. Anche lì il rosto ovviamente, però con, pensando sempre a quell'aglio dell'hummus di ceci che c'è un attimo così, dato una botta a tutti e tre, diciamo, ecco. Sì. Chiara, una ricetta carina col pesce spada? Una ricetta carina dal web che non piace sicuramente a Riccardo, con la liquirizia e la menta. No, non mi piace. Immaginavo. È proprio brava, Chiara. È incartata, proprio. Si scarta. È vero, il tonno fatto, un risottino con il tonno, la liquirizia e la menta. E si accostano perfettamente. E quanti click ha avuto questa ricetta? Quanti click ha avuto? Oddio, tanti però. Tanti? Sì, tanti. Eh sì, perché sono le ricette più particolari. E non quelle serve dopo al pronto soccorso la gente che è andata subito dopo, gli sono fatto... Non vi preoccupate, se vi viene un'idea anche strana. No, non ci voleva... È uno su tre che non, che non si smuove. Che ci fai col burro? Allora, tu luciderai, presumo, i tagliolini con il burro all'arancia. Mm-hmm. E poi dopo li passi... No, no. E poi metto dimmi sopra questo. Soltanto che non si è croccato. Invece non ne... si è croccato? No. Forse padelle antiaderenti con un po' più di olio? No, no, olio non ci va. Ma aspetta, l'hai fatto con il succo d'arancia? Come fa a crocchiarsi? Si crocchia, perché a casa si è crocchiato. Con il succo d'arancia ti si crocchia? Sì. Non... No, vabbè. Io mi fido di te. Speriamo. Dunque... Però, se fate un errorino, non lo sottolineate, che i nostri giudici magari gli fate, no, noi vogliamo creare una crema di pistacchi e arancia. Come va? Aspetto che si cuoce la pasta. Qui è spento, sì. Okay. Cioè... No, qua. No, qui, sì. Qui, comunque sì. Lo spada è un pesce piuttosto veloce da cuocere, si asciuga un po' cuocendolo troppo. Noi abbiamo non solo una bravissima cuoca, ma abbiamo una professoressa di matematica. Era la mia... mi svegliavo la mattina con l'incubo, non solo la tua, di essere chiamato... Ma come sei con i tuoi alunni? Ma bisognerebbe chiederlo a loro. Di solito è meglio di no chiedere agli alunni, però... Ma dicono che di si divertono tanto. Sì? No. Sì. Okay. Si divertono molto. Ma tu insegni a che scuola? Scuola media. Scuola media. Era proprio il periodo dove mi faceva più paura. Sì. Io avevo una professoressa bella tosta. Bella tosta. Tu sei bella. Oh, grazie. Ma sì? Come no?
però non sono un tuo alunno, eh. Mi guardi proprio come dire, ti do un 4 se continui. No, non ti sto guardando adesso. Ok. Però non so perché, ma vado verso la carbonara che sta per passare da un momento piuttosto cruciale. Momento l'uovo critico, che va in padella. Momento di impazzimento. Sai perché ha messo un po' di latte, Riccardo? Dimmi. Spiegaglielo. In realtà... No, diglielo tu perché non sono un attimo concentrato. Ok, va bene. Probabilmente un po' di latte nell'uovo è perché ti facilita non far coagulare immediatamente l'uovo e rischiare di fare una frittata. Bravo. In tutti i sensi. Si può fare anche con un goccio di acqua. Ecco. Meno di un minuto, signori, dovete anche impiattare. Di là stiamo già mettendo la decorazione. E qui ci siamo. Ci siamo. C'hai 45 secondi. Ah, il piatto ce l'hai già davanti. Allora, tu sei single, però... cucinerai qualche volta per, se ti piace cucinare, te lo sai che è un po' un'arma. Pensavo fosse spento. Ah, sei fidanzato? Sì, sì. Sono fidanzato. Ha detto. Sono single. Mi piace che c'è. Sono single, sì. Ha detto. Questo si è, c'è la coda di paglia. Saluta, sfrutta, saluta. Ciao. No, 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 no. Te la giochi così? Aspetta, stoppa il tempo. Allora, ti concedo non di decorare il piatto, ma di guardare dritto in camera e dirgli ciao. Dov'è la camera? Fallo, ah. Fallo. Ciao. Un bel saluto. Detto ciao. Allora. Ciao. No, che fa? Ah, no, 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 no. Va bene, signori, adesso è single. Esatto, c'hai ragione. Tagliolino di Anna, con spada pistacchiato, impistacchiato. Anzi. Impistacchiato. All'arancia. Patrizio, dopo compra un bel mazzo di fiori mentre torna. Ecco. Non è male l'idea, però c'è troppa arancia. Si sente solo l'arancia. Ha molto, molto, è molto forte, forse sarà anche che c'è anche la decorazione. L'hai messa anche in pezzettini poi l'arancia, hai grattugiato la buccia? Sì. È molto, molto forte. Scompare completamente il pesce. Mm. E che, come dici tu, non crocchia perché non ha fatto la crosta attorno. Allora, posso girarlo un po'? Sì. Puoi fare quello che vuoi. No, dice magari Fiammetto vada a vederlo meglio, ma la prendo un po' di... taglio l'aus con questa cosa. È uno spaghetto all'arancia. È vero. Sì. Ha perso il pesce. Ha perso un pochino il pesciolino. Sarà arrabbiato anche il tonno, che sono amici ora. Ma è che c'è poco tonno. Invece uno vuole vedere tanto tonno. Pesce spada. Scusami. Scusate. No, siamo noi. C'è poco pesce spada. Però sarebbe lo stesso se ci fosse il fratello tonno. Sì. Ecco. Vediamo. Beh, io lo trovo interessante. No. Ci voleva... ci voleva del pepe, bisognava tirarlo su. Mi manca lo zing. No, qua manca la qualunque. Non solo lo zing o lo zing. No, è interessante, ha una componente dolce che secondo me è voluta. Ti piace? Può piacere o non piace? Dico, insomma... Può piacere o no? Sai a me che cosa piace? Non si sente troppo il pesce, non è pescioso. E questo... No, perché è giusto così. Okay. Comunque, attenzione, l'ha mangiato, gli è piaciuto. Convinta in tre forchettate, Anna ha convinto Fiammetta, Mi sembra, poi vedremo il voto. Allora, questa è la carbonara di spada di Patrizio, dedicata a Giorgia. Ah, te la faccio e te la metto lì, guarda. Un pochino. Liquidina. Un po' liquidina. Ho imparato. Un riso sarcastico affiora sul viso. Mi aspettavo un altro gusto. Che ti aspettavi? No. Dimmi, ci vedi l'aspettativa? No, mi aspettavo più il gusto della carbonara. Ma ci hai messo forse troppo latte. Perché è proprio acquoso. Cioè, sa di poco.
Anche qui si sente poco il pesce, ma si sente anche poco l'uovo. No. Quello è il fatto, perché io sento il latte. Quindi abbiamo fatto un primo piatto all'arancia e un secondo al latte. Colazione. Vado. Colazione. Ha ragione Chiara Masi, ma noi siamo molto contenti per Fiammetta. Perché questa è una pasta al latte in purezza e si sente poco il pesce. Allora, vi ricordo che è poco pescioso. Purtroppo era proprio il pesce spada gli ingredienti. Tra l'altro, comunque, vabbè. Comunque, vediamo. Vediamo. Diciamo che. Ma dov'è il pesce spada? Voglio dire. È scappato via! Ma dove? È uscito col tonno. Dove? Il pesce spada. Devo ammettere che non ci. È difficile quel ricordo. Che avresti corretto? Un po' di pepe? Come la tiriamo su sto piatto di pasta? Molto pepe, molto. Filo d'olio, pecorino, viene c'è pepe. No, e poi dopo gli è successo che a forza di non volere. L'uovo si è addensato comunque, malgrado il latte e la cosa, e intorno è venuta questa acquetta. Un successone, via. Allora. Vabbè, dai. È andata così, su. Tagliolino all'arancia con pesce spada in pistacchiato di Anna. Oh. Bello, bello, bello. Bene. Qui. La carbonara di spada di Patrizio. Sì. Ammazza, siete d'accordo stavolta? Sì. Forse uno dei punteggi più bassi globalmente. 6 a 3. Però chi vince? Vince Anna, e con 21 a 12 anni. Allora, adesso c'è da presentarlo un piatto. Preferisci affettati misti o della ricotta? Della ricotta. Della ricotta. Mm-hmm. Mettetecela la ricotta stavolta. Eh? È la ricotta l'ingrediente della prova di presentazione. Ricotta, un bel formaggio fresco, magro, che si può arricchire, ingrassare, tra virgolette, con un sacco di begli ingredienti. Mm-hmm. Frutti rossi, latte, ingrediente amato da Patrizio, e due pan di Spagna, cioccolato, insomma, elaborate. Vi ricordo che non so se assaggeranno i nostri giudici, dovete stupirli all'occhio. Mm-hmm. So che qualcuno ha un motto da raccontarmi in questo caso. 6 minuti da adesso. Prima si mangia con gli occhi. E chi l'ha poi detto? Credo io per primo, poi non lo so se c'è stato qualcun altro. No, ci piace. Secondo me, quindi in questa prova dovresti essere ferrato. Sì, in realtà anche nelle altre, però. Sì. Basta, non dico più niente. No, l'ho detto, sei stato bravo, diciamo, è l'uovo che ti ha tradito. Sempre comunque, così. Che fai? Allora. Che è successo? Aspetta, ho sentito. Niente, un niente, non ti preoccupare. Vabbè, non mi preoccupo più, No. Visto essere carini con la professoressa? Allora, praticamente faccio forma. Una decorazione nel bicchiere da martini con sotto metto ricotta, zucchero e cioccolato. Sì. E poi sopra ci metto una sorta di crema di frutti di bosco e latte. Ok. E non usi quindi pan di Spagna? No, non uso pan di Spagna. Non usi pan di Spagna. Allora, visto che sei in leggero svantaggio e anche, diciamo, per entrambi, visto che i nostri giudici hanno, come si dice, ancora un ottimo ricordo dell'hummus iniziale, mi concedo, visto che siamo alla prova finale, un assaggino di dolcetto. Questa è da parte mia, Sì. Prego, prego. Grazie. Visto che eri in svantaggio. Grazie, gentilissimo. Ah, quindi, latte, grazie, frutti rossi, un po' di zucchero. Un po' di zucchero. E sì. Si frulla e basta. Quindi ricotta molto sotto e culi sopra. Culi, sì, di frutti rossi sopra. Che un culi non è più. Andrebbe, un pochettino di ghiaccio, magari più. Perché così rende meno. È quasi un cocktail mangiabile, sì, quasi un dolce mangiabile. Anna? Eccola. La vuoi più piccola la ciotolina? Ce l'ho, eh? No, lo sai. È proprio che severa, eh? Non sono severa, volevo anch'io quello lì, ma non. Che vuoi? Il mix e immersione? E niente, ho. Se mi dai un bacetto.
Ammazza, ragazzi. Ale, hai suonato? Che vuoi, un frullato? Sì. A secco così? Sì. Prova. Come vuoi. Secondo me non si frulla a secco. Un goccino di acqua e zucchero. Secondo me ci sta bene. Proviamo. Uno prova, no? Vai. Ma manco pesca. Questi qui li devi cuocere? No, ho spento. E che ci fai? Dovevo fare una cosa in assenza di quel mini pimer. Allora, posso fare io? Sì, sì, metti di più, bravo. Questo è troppo... troppo cosa. Ups. 2 minuti e mezzo a finire. Come 2 minuti e mezzo? No. Sì, tempo passa. Questo non... Allora, tu fai, non viene. L'avevo ancora. No, era molle. Non ti va bene niente. No, stasera una serata. Quattro. Lo stupore di Simone Ruggiati lì davanti. Non sa dove mettere gli occhi. Lo vuoi filtrato o no? No, 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 basta così, grazie. No, no, hai visto? No, viene una schifezza, lo so. Anche sta venendo... Lo sai qual è il bello? Sì. È che ora si viene male, di chi è la colpa? Sì, mia. Certo. Bravo. Mia, ma pensa mia. Che si vedono sempre le pubblicità, lo chef a casa tua, e uno dice, la vessi, non c'è, c'è. Attenzione, un minuto e mezzo di anticipo a Milano, e sta già, cos'è quello lì? L'ho zozzato, aspetta, mo piano piano. No, prendere un altro. Vai di corso. Mo zozzato, se vuoi ce ne altri piatti simili, guarda. Un tocco d'artisticità, no? Dedicato a? A mamma, ciao mamma. Oh, se la... Ciao. Contento te. Bene. La lama è dall'altra parte, Giralo. Così. No, così. Appunto. È furbo, ragazzo, Cosa allora, hai fatto? Cosa ho fatto? A lui, povero. Che io ho fatto? Difendi anche lui, ma... ma la professoressa... Bravo. Grazie, prof. Grazie. Il tono è quello, Grazie, prof. Mancano 20 secondi. A 19.02 scatto e prendo i piatti. Va bene. 14, 13... 12. Visto? Devo farlo più spesso questa cosa. La minaccia. Ma stop al tempo. Non abbiamo spiegato bene cosa hai fatto, ovvero una parte di pan di Spagna al cioccolato, una parte di pan di Spagna bianco con una crema dolce di ricotta e una salsa a frutti rossi. Qua. Questo è visivo, Non c'è fretta. Pubblicità. Tornate a cuoche in fiamme, c'è un dolce coi fiocchi. Eccoci tornati a cuoche in fiamme. Due bei dolcetti con la ricotta. Belli perché è la presentazione visiva. Anna conduce 21 a 12. Ce la puoi sempre fare. Tutto dipende dai nostri tre giudici che hanno avuto il tempo di visionare accuratamente i vostri piatti e cominceranno adesso a criticarmi il dolce di Anna, che ha fatto questa mattonella di pan di Spagna al cioccolato fondente con sopra un'altra mattonella di pan di Spagna bianco e ha elaborato con la ricotta una crema dolce con una salsina a frutti rossi. Allora, il colore c'è. I colori stanno molto bene anche su questo piatto perché risaltano. L'unica cosa è che essendo due pan di Spagna, quindi due preparazioni abbastanza asciutte, io avrei messo, per renderlo anche più goloso da vedere, la ricotta anche al centro, anche in mezzo, magari da arricchirlo un po' di più, perché così solo sopra sembra una salsina, non sembra neanche di ricotta tra l'altro. Però hai ricordato tu adesso che la prova era preparate la ricotta. Sì. Però comunque esteticamente un bel piatto. Presentazione, vi ricordo ancora.
piccato. Dunque, visto che era presentazione di ricotta, avrei preso un pezzo di pizza bianca, ci avrei messo la ricotta, l'avrei messa qui sopra e anche lì potevo fare una spolverata di cacao e nessuno avrebbe detto niente. Questo è un piatto presentato abbastanza bene, effettivamente, certo c'è un po' di colamento qua, però insomma carino. È voluto quello, eh? Ah, è voluto? È la gozza, scusa, è la golosità, scusa, che Anna, ti prende. Scusa Anna, va bene. Un ribes? No, grazie, trovo... Frimo. Fiammetta. Allora, a me piace molto questa interpretazione della ricotta, che secondo me è un latticino molto trascurato, che invece ha moltissimi sapori, a seconda che sia di pecora o no, e che qui assume l'aspetto di una glassatura. Sembra glassata con questa cosa un po' arte Salvador Dalì, sì, che scende, tipo l'orologio, sì. Questa morbidezza, quindi mi piace molto e la combinazione dei colori è eccellente, anche questo che è un marrone che vira verso il color prugna e si combina con quello sopra. Viriamo sul dolce di Patrizio. Lui ha fatto una crema con scaglie di cioccolato e zucchero fatta con la ricotta che è sul fondo della nostra coppa Martini e poi sopra ha creato una sorta di smoothies di frutti rossi con del latte e dello zucchero. Bello, bello il contrasto di colori, intanto viene voglia sì di berlo perché sembra alla fine un cocktail perché sopra è abbastanza liquido, però viene anche voglia di prendere un cucchiaino, quindi di prendere la ricotta sotto, quindi è carina come presentazione. Come al solito io avrei preso solo il bicchiere, non il piatto sotto, perché avrei evitato anche tutto lo sbrodolamento del... Sì. Sbrodolamento, hai detto bene. Perché qui tra sbrodolamento e neige di cacao, effettivamente è un piatto che sembra sopravvissuto a un buffet. Hai capito? Un buffet. A un buffet, apposta col proprio rispomeno. E allora ti dico che è carino perché a me comunque il bicchiere Martini, molto nice. Bicchiere Martini, nice, quella cosa così. In realtà sarebbe bello solo il bicchiere, effettivamente. Però mi sembra realizzato bene, tolto appunto questa. Fiammetta. È piuttosto da bere, però è molto carina l'idea, che adesso piace ai cuochi, di doverlo, per apprezzare, di dover infilare il cucchiaino gambo lungo in profondità e tirare su l'insieme come una sonda. È certamente buona l'idea dei frutti rossi mescolati, quindi è piacevole e anche una presentazione molto originale, trovo. Bene, il duetto con glassatura alla ricotta di Anna. Io ormai do i titoli. Sì, che però è anche una cosa. Quella addirittura. E lo smoothies di frutti rossi con profondità di ricotta fondente. ...12-10 vince Anna di nuovo. Per 33-22 il kit di Cuochi e Fiamme, la puntata ovviamente. Io ho preso 4 oggi da te, tu sei single da adesso, andiamo a mangiarci i dolci, venite con me. La saluta. E vi aspetto qui a Cuochi e Fiamme. Ciao! Da mangiare che orrenda! Non è consigliabile. A me piacciono le more. Questo è un messaggio subliminale. La ricotta era bagnata, troppo fresca e quindi non si è, perché in realtà veniva accorpata. Non...